finirà con questo là che verrà a comandare su di noi mai. Prove generali per lo spettacolo E Dio creò il caco, che chiude il progetto Scrigni sotto la sabbia, nato all'insegna di Pesaro 2024 per promuovere la cultura della solidarietà, mettendo insieme tantissime realtà sociali e del volontariato pesarese all'insegna del teatro, che si esibiranno il 30 novembre al Teatro Rossini con due spettacoli, uno al mattino per le scuole e uno la sera per la cittadinanza. Ci tenevamo a, diciamo, a far partire questo progetto in quest'anno importante, che è quello della Capitale della Cultura, perché volevamo parlare anche della cultura della solidarietà, e quindi abbiamo fatto un'operazione molto importante. Abbiamo messo insieme tutto il mondo legato alla disabilità, ai centri diurni, ci sono la Labirinto, la T41AEB, l'Alfa, l'AIAS, il CES, tutti insieme hanno collaborato per realizzare prima un progetto che è iniziato mesi fa di rete, di collaborazione, di relazioni tra tutti i soggetti dei centri diurni che gestiscono i centri diurni per disabili del nostro territorio, e a breve si riuniranno nello spettacolo del 30 novembre che si chiama Dio creò il caco. Abbiamo avuto anche il sostegno, ci tengo a dirlo, la collaborazione diretta della Gymnal, che parteciperà allo spettacolo, ma anche dei Lions della Coop, che hanno voluto sostenere il progetto. Coinvolge quasi 90 persone fra educatori dei centri e ragazzi dei centri, ma molti di più per l'organizzazione e la realizzazione di costumi. Quindi è un regalo che vogliamo fare alla città e vogliamo farci noi, lavorando in rete, ribadendo quello che è la cultura, la tradizione della solidarietà nel nostro territorio. Uno spettacolo particolare, la cui trama lascia spazio ad interpretazioni, metafore e parallelismi, come ci racconta il direttore artistico. Il progetto si chiama Scrigni sotto la sabbia. Gli scrigni sono tutti gli attori che hanno un tesoro dentro di loro. A volte magari ci può essere l'esterno che può sembrare incrostato, no? Ma una volta che uno scopre cosa c'è dentro, scopre un tesoro. E la sabbia molte volte sono un po' gli stereotipi che vogliono queste persone emarginate, mentre invece, appunto, scoprendole, lavorandoci insieme, si può scoprire il loro valore. E il teatro è proprio questo grande catalizzatore capace di tirar fuori le loro potenzialità, spesso sopite. Abbiamo scelto un tema divertente, il tema è la creazione vista in maniera ironica, il titolo si chiama E Dio creò il caco, e sono un gruppo sgangherato di angeli che devono creare una creazione che loro non vogliono creare perché stanno molto bene nel nulla eterno, ma il loro capo li obbliga a creare questa creazione in 6 giorni, e loro scopriranno man mano che il tempo passa che questa creazione per loro è qualcosa di importante, perché man mano che loro costruiscono qualcosa anche loro diventano, da bambini piccoli, persone adulte responsabili. È un po' un modo per trasmettere l'importanza del farsi carico di quello che abbiamo intorno. Libero sarà a casa sua.